Ma buongiorno a tutti! I cartoni di oggi spesso e volentieri si prendono anche un po' gioco di attori e persone famose sullo schermo. Perché? Beh, è divertente, non ci sono altri motivi. Ma alcune celebrità non l'hanno presa benissimo e si sono sentiti molto ma molto offesi dalle loro controparti animate. Se volete capire bene di cosa parlo e chi sono queste celebrità, preparatevi nella posizione seduraiata e rilassatevi. Kanye West. Come sappiamo, Kanye West è un cantante molto famoso. Sapete, no, quel famoso rapper che fa 523.000 euro al giorno. Che? 523.000? Wow, che gran bastone di Gandalf! Comunque, è davvero molto riconosciuto anche per i suoi modi di comportarsi e per il fatto che sta con Kim Kardashian. Aveva deciso di far uscire un videogioco chiamato One Way, che parlava del percorso che la sua defunta madre doveva compiere per arrivare in paradiso. Non ho avuto l'occasione né di provarlo né di leggere recensioni, quindi non so come sia qualitativamente. Ma i creatori di South Park hanno deciso di prenderlo in giro proprio su questo. In un episodio c'era un personaggio di colore e omosessuale, che amava i bastoncini di pesce e stava facendo di tutto per andare in paradiso da sua madre. Per di più, aveva tratti facciali simili a quelli di Kanye West, eppure la collana d'oro da rapper. Era veramente un personaggio fuori, abbastanza anche stupido, fatto apposta per deridere. Kanye non l'aveva presa benissimo e si è messo subito a scrivere un post in cui prendeva in giro i due creatori di South Park, che gli hanno risposto a loro volta dicendo che non aveva senso dell'umorismo. Per dimostrare però che non era come lo descrivevano, ha dato la sua voce a un personaggio chiamato Kanye West per il Cleveland Show. Jennifer Lopez. Jennifer Lopez è una famosa cantante pop che faccio senza presentarvi, o no? Di recente ha anche finito un film chiamato Le donne di Wall Street che andrò di sicuro a vedere, ma prima volevo parlarvi delle sue controfigure animate. Chi si ricorda il programma Celebrity Deathmatch su MTV? Ok, in pochi immagino, perché era vietato ai minori e veniva trasmesso la notte, e nemmeno ve lo consiglio sinceramente. Comunque in questo cartone fatto di Pongo apparivano delle celebrità che se le davano sul ring, contro altri personaggi pongosi. Insomma, delle belle lotte di wrestling. In un episodio era apparsa anche la nostra Jennifer, che però si è lamentata non del personaggio in sé, ma della voce. Say goodbye, Sally. Infatti aveva una voce da oca e acutissima. E come sappiamo Jennifer è una cantante e non vuole in alcun modo che la prendano in giro su ciò. Ma il peggio è stato quando i nostri amici di South Park hanno deciso di fare una sua controparte animata. E sappiamo benissimo come la regola di South Park sia sempre in vigore, cioè qualunque cosa entri lì dentro deve essere presa in giro. In un episodio Cartman aveva portato a scuola un pupazzo che aveva chiamato Lopez e tutti avevano capito a chi era riferito. Aveva usato quel pupazzo per tutto l'episodio, facendo ogni genere di scherzo possibile. E addirittura in un punto Ben Affleck aveva provato, ecco, a baciare la mano di Cartman perché si era innamorato appunto di questo pupazzetto, ma ciò che aveva fatto arrabbiare di più Jennifer era la canzone Tacos. E tutti ci avevano riso su, ma non lei. La nostra cantante addirittura aveva minacciato tutti quelli che provavano a cantarla sul set durante i suoi vari lavori, dicendo che sarebbero stati licenziati. Eppure quella canzone è così bella. Adrien Brody. I Griffin è uno dei cartoni più conosciuti al mondo per la sua comicità politicamente scorretta e humor nero, e come sappiamo è facile che prendano in giro qualcuno o qualcosa. Anche qua moltissime sono state le celebrità finite nel mirino del creatore Seth MacFarlane. Uno di questi è stato Adrien Brody, famoso per il film Il pianista, che nel 2003 gli ha fatto vincere un Oscar come miglior attore e vi consiglio assolutamente di vedere questo film. In un episodio Meg era riuscita ad avere un appuntamento e uscire così con un ragazzo. Wow, un miracolo come pochi. Sono andati così a vedere un film, in 3D, in cui l'unica cosa 3D era il naso di un personaggio che continuava a uscire dallo schermo di tanto in tanto. MacFarlane non è entrato molto nei dettagli, ma ha detto che prima di fare quell'episodio aveva incontrato l'attore in una cena di beneficenza, non ricordo bene, dove però è stato molto sgarbato e non ha nemmeno voluto parlargli al nostro povero Seth. Così ha deciso di inserire un piccolo scherzo riguardante Adrien e un suo difetto, cioè il naso, nel suo cartone animato. Insomma, mai provocare MacFarlane. E pausa quiz. Vi mancava, eh? Di recente non ne ho fatti tanti. Comunque oggi vi chiedo come si chiama il paese in cui vivono soltanto donne.
Avevo fatto un video tempo fa sulle società più strane e uniche al mondo e appariva proprio il nome di quella che vi sto chiedendo ora. Scriverò un commento in primo piano in cui potrete rispondere e se siete già passati dal canale di gaming con altre top ma stavolta dedicate appunto al mondo del gaming, andiamo avanti. Hulk Hogan. Questo wrestler, entrato nella leggenda specialmente per il suo carattere fuori dal comune, ha avuto moltissime volte delle controparti animate, più o meno belle. Infatti ha ammesso lui stesso che gli piace vedersi in TV. Il problema è quando non gli si chiede il permesso. In uno spot commerciale per dei cereali potevamo vedere Fred Flintstone e Barney che combattevano sul ring contro un lottatore biondo. E muscoloso, che era chiaramente la caricatura del nostro Hulk, che non l'ha presa benissimo e ha deciso di denunciare i produttori di questo spot. Ma nessuna corte ha voluto denunciare la pubblicità perché grazie al primo emendamento in America, se sei un personaggio pubblico, tutti possono utilizzare la tua immagine, entro certi limiti, è vero, ma è possibile se si fanno cose simili ma non uguali. Frank Sivero. I Simpson sono un altro cartone animato famosissimo che tutti hanno visto almeno una volta nella loro vita. I fan più o meno accaniti sapranno che le apparizioni di celebrità sono molteplici. Non si possono nemmeno contare e ormai sembra una cosa normale. In un episodio Maggie aveva fatto anche un piccolo riassunto dove mostrava tutte le celebrità da lei incontrate. Comunque sia, non tutti l'hanno presa bene sta cosa, come Frank Sivero per esempio, famoso per le sue apparizioni nel Padrino oppure nel film Quei bravi ragazzi. Avete presente lui? Sì, lo scagnozzo della mafia springfieldiana, quello veramente simpatico. Proprio quello sembra chiaramente ispirato a Sivero e in effetti è così. L'attore l'ha notato e non l'ha presa benissimo, portando in corte Matt Groening e i creatori della serie animata. Il giudice però ha dato la vittoria alla Fox, decidendo che non c'era nulla di male a creare una caricatura dell'originale in versione simpsoniana. Era simile ma non era lui, quindi le cose si sono concluse in fretta, senza conseguenze. Tom Cruise. Torniamo ancora una volta a South Park, ma stavolta parliamo di una delle persone che più al mondo odia South Park, cioè Tom Cruise. Volete capire perché? Beh, in un episodio è stato creato un personaggio a sua somiglianza e il suo nome era proprio Tom Cruise, quindi non c'era nulla di ambiguo da nascondere. Lo show aveva preso in giro la sua appartenenza a Scientology. Sì, Tom Cruise fa parte di questa setta. E sul fatto che fosse leggermente omosessuale. Milioni di persone avevano amato quell'episodio e ovviamente il nostro attore non l'ha presa bene, per niente. Anzi, l'ha presa così male da non fare più alcun lavoro per la Paramount Picture, che oltre a Mission Impossible si occupava appunto di South Park. Così, due settimane dopo l'episodio con lui è stato sostituito ed eliminato, e per un po' di tempo era introvabile, ma fortunatamente ora è tornato online sul sito di South Park ufficiale. Bill Murray. Vi ricordate del film Garfield, il live action uscito nel 2004 che ha ricevuto anche un seguito? Sapevate che la voce del nostro micione amante di lasagne era quella di Bill Murray? Beh, l'attore ha accettato di doppiarlo, per sbaglio. E si è arrabbiato per questa cosa con tutti, tranne che se stesso, come facciamo un po' tutti. Era convinto che avrebbe lavorato con il famoso regista Joel Cohen, senza la H. Questo Joel Cohen, senza H, era famoso per film importantissimi come Il Grinta, o Non è un paese per vecchi, e lavorava sempre insieme a suo fratello Ethan Coen, sempre senza l'H. Perché ripeto questa cosa? Perché il regista di Garfield era un certo Joel Cohen con la H. Tutto questo ha creato un equivoco enorme. Bill pensava di recitare in un film molto importante e serio come protagonista, invece doveva solo doppiare un gatto obeso. Assurdo. Matthew Lillard. Questo attore è famoso per la sua interpretazione di Shaggy nel famosissimo brand Scooby-Doo, ma lui non è solo l'attore di Shaggy. Ha dato anima e corpo a questo personaggio, ha recitato in ogni film e doppiato ogni genere di cosa riguardante Shaggy e Scooby, insomma un lavoro impeccabile. Quindi stavolta non parliamo di una celebrità che se l'è presa perché il suo personaggio è brutto o altro. Se l'è presa perché a quanto pare nel nuovo film che uscirà su Scooby-Doo lui non sarà presente. Esatto, ciò che ha reso incredibile questo personaggio non ci sarà stavolta. E sapete com'è venuto a saperlo? Attraverso le varie notizie online. Non gli è stato detto niente dai creatori né dagli studios. Nulla di nulla. È stato sostituito da Will Forte, che darà appunto la voce a Shaggy. Quindi come sarà la qualità del doppiaggio? Lo sapremo soltanto a film uscito. Con questo concludiamo, che dire, io sarei onorato di entrare a far parte di un cartone animato. Succede poche volte nella vita, meglio riderci su.
Noi per oggi ci lasciamo, ma ci vediamo sempre qua, stessa voce, orario diversissimo, ma ora posti diversi. Ciao gente!